Ciao a tutti ragazzi, io sono Ragione Mente Pazza e benvenuti in questa nuova puntata di Meme Swamp. Perché la parto così, con questa puntata? Perché se vi ricordate bene, nell'episodio 6 di Meme Swamp, io ho dovuto tagliare bruscamente per il semplice fatto che avevo fatto un video troppo lungo. Ebbene, questa qua è, diciamo, la seconda parte di questo video, che ho dovuto tagliare. Quindi, bando alle ciance, andiamo avanti con Meme Swamp e buona visione del video. Ciao! Non riesco a dormire, sono troppo stanca di questi sogni. Giusto, andrò a esplorare e vedremo se troverò qualcosa qui. Perfetto, ma sta sul posto, sta ancora caricata, cioè sta sul posto, sta qui attaccata dall'inizio del gioco e nonostante ciò non si è mai caricata del tutto. Ma io mi sto chiedendo, no? Allora, questa è la stanza di Setaro. Che poi sta alla luce non si accorge, capito? Ma il coltello che c'aveva Yuta, lo posso prendere? Sì! Possiamo prendere il coltello di Yuta. Ma sta sveglio! Ah no, sta dormendo ad occhi aperti! Che inquietudine, voglio, Andiamo nella vecchia casa. Lì dovremmo trovare qualcosa, che spero che non sia una brutta sorpresa, personalmente. Allora, vediamo. Ah! Adesso ho capito, dobbiamo prendere tutti gli accessori per scendere giù nel camino. Quindi sicuramente ci servirà il martello che era nella stanza qui sopra. Perché qui sopra c'era un martello, ragazzi. Sbagliato stanza, scusate. Era questa. Ebbene sì, qui dentro c'era il martello. Infatti, come pensavo, serviva anche il martello. Visto che ci troviamo qui, io pensavo di fare un saluto a dei nostri cari amici. Amici, salutate! Che belli! Era bellissimo, quindi adesso riusciamo e ci manca soltanto la corda. Se non sbaglio, perché comunque abbiamo il pezzo che può reggere la corda. Abbiamo tutto praticamente, ci manca appunto soltanto la corda. Però dove posso trovare la corda? Cioè non ho per niente idea. Qui dentro c'era qualcosa però. Adesso possiamo prenderlo. Ho strappato il cuscino. Ah, abbiamo trovato una chiave. Che bello. Questa qua era abbastanza chiusa? Sì. Prima cosa salviamo, che non mi fido in nessun modo ormai. Chi? Ok. C'è la corda. Perfetto, abbiamo la corda. Qui ci sono kimoni. Kimoni di tutti i tipi. Ok, non si può fare nulla. Forse è meglio così. Adesso finalmente possiamo scendere giù nel camino. Il che non mi piace. Cioè, dai, dopo tutto quello che è successo tu vuoi pure scendere giù per il camino, nonostante tu sai la maledizione della sirena. Vabbè, vabbè. Ok. Perfetto, ragazzi, finalmente possiamo scendere giù. Vai dentro. Oh, per essere un camino c'è una stanza bella grande. C'è qualcosa sul tavolo? Abbiamo trovato la mappa, ragazzi! Yeah! Cosa era quel suono? Cosa? C'è qualcuno qui! Come uscire? Esci. La lanterna, idiota! Come cazzo hai fatto? No, la lanterna! Giustamente, non è che tu pensi a corno, ti siedi. Cosa? Cos'è? Oh no, io stavo che cammina! Hai visto? Basta cercare l'occhio e tutto spe.
svenuta! Cazzo fai svenire così? Cosa sta succedendo? Cioè, sei svenuta come un idiota. Ritorniamo sopra, adesso che abbiamo la mappa, basta dirlo. Se sono svenuta, si è fatto anche giorno. Ma va? Hai lo svenimento facile. Andiamo a ti. Setaro! Ho trovato la mappa. Rin, che cosa ti avevo detto? Ah, ho trovato questa, in una stanza segreta. E abbiamo visto dappertutto, tranne lì. E tu che ci fai qui? No, niente. Dai, adesso che ho trovato la mappa, dammi ascolto. Potremmo chiamare per andare nella direzione giusta. Guarda. Setaro, cosa succede? Oh, che dolce. Setaro? Setaro, cosa stai facendo? Lasciami! È diventata rossa! Guarda, no, dai, Rin, eri diventata rossa. Setaro, cosa ti piglia? Mi stai stringendo. Sono spaventato. Questa cosa non mi convince. Cosa succede a Yuka? Yuta, era diventato pazzo. Io non ci capisco niente. Io sono. Sto un po' stanco. Setaro. Per favore, stai con me anche domani. Io odio stare da solo. Mi piace stare con te. Accetta o rifiuta? Allora, Setaro, sei stato poco convincente. Visto che Yuta non è stata molto gentile con me, la situazione di Yuka nemmeno. Vaffanculo, rifiuto in pieno. Non sei tu, mi stai spaventando. Tu non avresti mai fatto così. Cosa sta succedendo? Non mi chiami così e a te piace Yuta. Come no? No, non l'avresti mai fatto con me. Se l'ho detto sempre, se sono una stupida ragazza. Ma se accettavo la me l'avresti messa nel culo, vero? Avete visto? Ho fatto bene! Finalmente non avrò una scia nel culo! Sono rimasto senza parole, scusate! Allora, praticamente l'ho detto così. Vediamo se adesso accetti. Stammi lontano! Corri, Rin! Ok, eccoci qui di nuovo. Prima sono morto per una cazzata perché il suono, questo qui, mi ha distratto parecchio. Ok, ci siamo, ci siamo. Non puoi correre. Non qui dentro. Schiva, non schiva, non schiva. Bam! Minchia che botta! Quando dicevo non schiva, pensavo che tu l'avresti fermato, no? Che gli avresti tirato un calcio per fermarlo. Guarda la posizione! Hai visto? So difendermi anche da sola! Hai provato a farmi fuori, vero? Perché hai provato a farmi questo? Capelli grigi! Certamente non con me! Mi stai sentendo? Sei soltanto uno stupido che ci prova con me! Gli ha tirato tre calci sullo stomaco. Setaro? Ehi, Setaro! Ah, e tu pretendi pure che lui sia sveglio, che non sia svenuto, nonostante tutte le trambate che gli hai tirato. Ragionamento logico. Cazzo, non fa una piega. Secondo voi iscritti fa una piega questo ragionamento? Secondo me l'ho esagerato. No. Quattro calci si è dato praticamente. Setaro! Ah, il mio stomaco. Che diamine hai fatto? Ah! Vai, pure due sberle. Ehi, cosa diamine stai facendo? E hai provato ad attaccarmi, stupido pervertito. Praticamente gli sta dicendo che mi ha attaccato così e lui nega. No, non ho fatto nulla. Vabbè, praticamente ha detto che ma non ho fatto nulla. Cos'è? Un'ascia? Davvero io non l'ho fatto. Tu. Ora ricordi? Eri sotto inconscio e hai provato ad uccidermi? Sì, io. Però.
praticamente si sta ricordando di quello che sta succedendo. È la sirena. E la sua maledizione ha preso anche te. Come ha preso anche Yuta. Davvero stai dicendo questo? Io, dannazione, non sono stato maledetto. Ah, davvero? Non è una maledizione, eh? E allora tu mi avresti attaccato normalmente? Mi avresti abbracciato normalmente? E avresti detto come normalmente? Beh, avevi detto che eri spaventato. E avevi chiesto il mio aiuto qui fuori. E quindi ho dato ragione. Sferma! Va bene, ok, è la maledizione. Finalmente siamo riusciti a far credere a Silaro che c'è una maledizione. Devo tirare di 4 calci per farcelo capire. Quindi ti avevo attaccato così, vabbè. Forse è per questo che ha ragione. Io sono sicuro che la maledizione ha preso anche Ayuka e Inyura. E quindi ci sarà un pezzo di vero. Ah, vabbè, praticamente sto dicendo devono salvare qualcuno. Ma cosa sta succedendo qui? Giamine, no! Dobbiamo dare un'occhiata. Ah, ok, ti aiuto. Basta che risolviamo questa leggenda della sirena. Mezzanotte, così. Ah. Quindi andremo alla casa della sirena. La casa della sirena. E quindi può domandare qualsiasi cosa. Ok, andiamo. Posso prenderla? Scusate. Ok. Ora dove dobbiamo andare? Forse. Allora, Setaro è nella libreria? Può essere? Questa non è la libreria. Ma questa è la libreria. Sì, lui è lì. Però, ragazzi, io mi ricordo che noi avevamo un bottone. Io sono straconvinto che il bottone sia per il motoscafo. Però questa è chiusa. Però non la possiamo mettere. Forse dobbiamo parlare con Setaro. Sicuramente Setaro saprà dirci cosa dobbiamo fare. Setaro! Hey you, Setaro! What? Cosa? It's map! Ehi, Setaro, ho trovato anche questa. Cosa? Ah, indicava una direzione. Go Setaro Swisher. Guardare cosa. Che ci ha dato? Wristwatch. Ah, il cannocchiale. Parliamo di nuovo con lui. Vediamo il bottone. Cos'è questo? È un bottone di plastica per le macchine. Attualmente è così? Non ne sono sicuro. Ci ha dato il cannocchiale. Quindi col cannocchiale forse dobbiamo andare vicino alla palude e vedere. Ah no. Che dobbiamo farci col cannocchiale? Noi dobbiamo cercare di aprire questa stanzetta qua perché sicuramente c'è qualcosa. Però non lo so. Allora ragazzi, io direi di concludere l'episodio qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Spero che sia stato... Ah, niente, scusate, pensavo di aver trovato qualcosa e invece no. Spero che questo gioco vi stia attirando sempre di più. E quindi, come posso dire, ci vediamo al prossimo episodio. Commentate, mettete mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale che si trova qui sopra. E quindi al prossimo episodio e mi raccomando, fate i bravi! Ciao a tutti ragazzi!